Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Vabbè, vedete nuova location, magari dobbiamo sistemare un pochettino meglio luci, posizione, eccetera, però iniziamo subito con un nuovo video. Oggi inizieremo parlando di una piccola idea che mi è venuta durante il periodo natalizio, che sono riuscito a finire proprio il giorno prima che sto per registrare. Di che cosa si tratta? Di una lanterna wireless, wifi, che possiamo gestire da smartphone. Ma prima di parlare di questo, mi raccomando, come sempre, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e soprattutto vi ricordo di iscrivervi anche ai social, Facebook, Twitter, Instagram e quant'altro. E abbiamo anche il gruppo Telegram, quindi mi raccomando, trovate sempre il link in descrizione. Scusate, sono un pochettino raffreddato. E ovviamente iscrivetevi anche al gruppo. Detto questo, iniziamo col video di oggi. Per Natale ho ricevuto una piccola lamierna in lamiera bianca con i vetri e dentro c'era un piccolo panettone. Una volta ovviamente consumato il dolce, che cosa me ne facevo di questa cosa? Io non sono un tipo sciccoso a cui piacciono questo genere di cose, era per me un soprammobile ingombrante. Idea, rendiamola smart. Non è un grandissimo lavoro, non richiede grandissime competenze, richiede soltanto un po' di pazienza, un po' di invettiva. Avevo ovviamente delle lampadine vintage, passo grande, quindi E27. Avevo del cavo, ho comprato poi a parte una spina, un maschio, una bipasso italiana. Avevo anche un Sonoff Basic che mi era rimasto qui sul gruppone, non sapevo come utilizzarlo. L'unica cosa che ho dovuto comprare di fatto è stata il portalampade, cioè il coso dove si avvita la lampadina, in poche parole, che purtroppo qui non avevo, ma ho ordinato su AliExpress. Ovviamente vi lascio il link di tutto questo in descrizione. E mi sono adoperato per sistemare il quanto. Quindi, che cosa ci avevamo bisogno? Giustamente un piccolo articolo: una lanterna, una lampadina, va bene qualsiasi tipo di lampadina. Io avevo queste qui vintage, giusto perché volevo dargli un aspetto un pochettino più retro. Quindi un portalampade rotondo o piatto, a base piatta, del cavo ovviamente bastano soltanto le linee neutro e infine una spina, ovviamente a parte l'interruttore Sonoff. Realizzarla non è stato particolarmente impegnativo, è stato più ludico, divertente, diciamo un passatempo, qualcosa che volevo condividere con voi, soprattutto pensando a chi non ha grandi competenze e magari vuole appunto rendere a piccoli passi la sua casa smart, fa più effetto che altro. È compatibile ovviamente sia con Amazon Echo Dot, quindi Alexa, sia con Google, quindi dispositivi Google Home, Mini, eccetera, e ovviamente funziona anche con lo smartphone. Non ho installato il Tasmota, funziona con il V-Link. Più avanti forse installeremo anche il Tasmota, per poterlo gestire con ASIO e il Raspberry. Come si configura? Trovate ovviamente migliaia di video online, ma non è molto difficile, basta premere il pulsante on sul Basic per far lampeggiare il LED WiFi e configurarlo tramite smartphone. L'applicazione ve l'ho appena detto qual è, e ovviamente possiamo appunto gestirli con i nostri assistenti vocali. Detto questo, vi lascio al breve video di montaggio di questa lampada WiFi. Mi raccomando, ovviamente, se il video vi è piaciuto, like e quant'altro. Ciao ciao!
Alexa, accendi lanterna. Mi dispiace, non ho trovato nessun dispositivo chiamato lanternas. Alexa, accendi lanterna. Ok,